A Vermezzo Paolo Zuvadelli, per lui non il primo ma il secondo indoor. Esatto, sono venuto anche settimana scorsa sempre qua a Vermezzo. E... com'è andato questo weekend? Ma abbastanza bene, non benissimo il Gran Premio che commette un errore sull'ultimo e l'altro cavallo fa un po' di errori, però mi sono aggiudicato il primo giorno la 140 e la 35, poi faccio secondo nel piccolo Gran Premio e qualche altro piccolo risultato, no? Soddisfatto. Una stagione importante, primavera-estate? Abbastanza, sì. Sono... possiamo fare un bilancio? Sì, il bilancio mio personale è che negli ultimi anni ho avuto degli ottimi cavalli che però per scelte professionali con i miei proprietari abbiamo venduto. Sono sempre riuscito a rincalzare la scuderia con cavalli nuovi, anche se diciamo il più grosso problema che incontro è che hai sempre dei cavalli in costruzione che necessitano di tempo e quindi a volte non riesci sempre a essere pronto negli appuntamenti in quali tieni di più. Sono riuscito a tornare a Roma quest'anno, quindi per me è stato una soddisfazione. Ho una cavalla italiana dell'allevatore che mi ha dato delle forti soddisfazioni. Ero riserva a Budapest come componente della squadra e quindi è stato un bel... sono soddisfatto. Poi sto costruendo dei cavalli nuovi giovani, ho dei 7 anni secondo me molto interessanti che sono proprio appena stati acquistati, quindi sono in forte preparazione, però sui quali conto molto. Hai sempre tenuto d'occhio la parte dei cavalieri, dalla parte dei cavalieri. C'è qualcosa che possiamo fare, c'è qualcosa che manca nella nostra organizzazione per tutelare un po' il lavoro del cavaliere? Ci sarebbe da parlare per qualche giorno. Diciamo che si potrebbe fare molto, credo che siamo purtroppo molto mal organizzati sotto certi punti di vista. Credo che Orlandi abbia cercato di fare un buon lavoro, però in effetti ha avuto tante cose a cui pensare in poco tempo. Siamo prossimi a un'elezione, anche questo come al solito ha delle conseguenze, perché chiaramente bisognerà vedere chi verrà votato e vedere quali programmi poi verranno fatti. Se continuerà Orlandi ci saranno delle buone possibilità che possa velocizzare il suo lavoro. Però è tutto ancora molto un'incognita. Quello di cui sono molto contento è che finalmente ci sono dei cavalieri italiani che stanno viaggiando molto bene e che danno entusiasmo a tutti quanti. E vedo che ci sono dei cavalli e dei binomi che stanno funzionando bene, che sono dietro a questa prima squadra. Quindi questo è importante per noi. Penso che si può migliorare, sì, nell'organizzazione, nella programmazione, lo dico da tanto tempo, che è la cosa fondamentale. Credo che Roberto abbia fatto un buon lavoro a Rioldi, sicuramente ha bisogno di sostegno, ha bisogno anche lui magari di un tecnico per il lavoro dei cavalieri a casa, che segua i cavalieri più di interesse federale. Per creare anche motivazione, entusiasmo e tutto quello che ne consegue. Quindi credo anche che questa valutazione sia oggi presa abbastanza in considerazione, è stata anche fatta precedentemente, non è che non è stata fatta, però un po' ogni tanto si perde, nel senso siamo partiti con degli stage, poi gli stage non sono stati continuativi e questo è un peccato, ecco. Cioè, io penso che, come ho detto altre volte, far parte di un gruppo, anche se poi materialmente non sei in prima scena, crea entusiasmo, interesse, soddisfazione, piacere e forse la possibilità di tirar fuori altri numeri che in Italia sono altamente necessari. Basta. Grazie Paolo. Prego, a voi, ciao.